È un'indagine sulla crudeltà che vive nell'essere umano, quindi una profonda indagine, una navigazione nei mari oscuri che vivono in ognuno di noi, nella classica persona, nella classica brava persona, sarebbe dire, ma nella classica persona in sé per sé. Passi buona parte dello spettacolo ad avere una certa convinzione, che poi si ribalta ancora e il twist dato dalle ultime sette parole rimette veramente tutto quanto in discussione. Cioè, ti dico quello che mi è arrivato leggendo il testo, cioè che in realtà l'uomo più crudele del mondo potenzialmente è qualunque uomo o donna, insomma, essere umano al mondo. Questo testo è veramente una spirale verso l'inferno, nel senso una spirale verso il profondo te stesso. Mette lo spettatore in prima persona, viene chiamato in causa a riflettere su certe cose che riguardano se stesso. Di fatto sì, è un ring. Poi la fatica nostra è fare in modo che la palla non caschi mai, ecco, come si dice in gergo. C'è proprio la necessità di usare il corpo in azioni che perché è una lotta effettiva, vera e propria, come se fosse un ring. Io sono venuto qua la prima volta che facevo ancora l'accademia e in una delle pause delle prove mi venni a sbirciare il teatro. Mi feci un giro in palcoscenico dicendo ma quando mi capiterà? Quindi ecco, ogni volta che torno, ritorno a avere 20 anni a pensare, beh, chissà. Teatro in cui sei sempre giovane, lo prego. Questa rivenditela, perché questa è troppo bella. Grazie. Poi l'abbiamo chiamata.